Cose si sistemeranno se ci credi. Mio papà, mio papà. Esatto, quando eravate nei guai col trasloco e tutto il resto. Avevamo un problemino di trasloco, sì, sì. No, è stato bello perché abbiamo avuto una bellissima prima sede, perché Piazza San Rocco, l'ex municipio, è stato il nostro nido dove siamo cresciuti. Avevamo 20 anni, avevamo i 10 soci fondatori che tiravano fuori i soldi. Sai come diceva Renzo, diceva il Pippo, no? Vieni con i meschiei e con la tua testa. Perfetto, eravamo in Piazza San Rocco, poi grazie a Sandro e a suo papà siamo arrivati, si chiamava Piccolo della Madonna, ma noi l'abbiamo sempre chiamata Via Contilana perché ci vergognavamo, per fortuna, cioè no, nel senso che non me ne voglia Don Giorgio, ma Radio Maria stava arrivando, quindi sarebbe stata una concorrenza sleale nei nostri confronti. Allora, da Piccolo della Madonna. Grande. Professionalmente, sei stato bravo. Grazie a voi. In questi 30 anni, che oltre ad essere una cosa speciale, è stato anche un servizio sociale per la Bordino e noi ti ringraziamo per questo. Grazie, grazie Alessandro, Fabio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri.